Parliamo di economia. Conduce il professor Antonio Maria Rinaldi. Buongiorno, buongiorno, siamo tornati qui dopo questi giorni di festa. Siamo tutti quanti così, diciamo un po' più liberi, non abbiamo diciamo grossi impegni, anche chi va al lavoro non ha quella pressione, diciamo così, forte rispetto ai giorni normali. Ed è giusto che dopo un anno passato in maniera piuttosto forte, diciamo così, utilizziamo questo termine, anche questi ultimi giorni li passiamo un pochino sul leggero, non troppo impegnativi. Anzi, è il momento di fare anche un pochino, di tirare un po' le somme, anche se a dire la verità non è neanche necessario specificare troppo, perché ci siamo accorti giorno per giorno della situazione, naturalmente parlo della situazione economica non ottimale che purtroppo stiamo passando. E né ci giova il fatto che non siamo solo noi a trovarci in questa situazione, un po' tutto il mondo. Infatti oggi parleremo sia di noi qui in Italia con un problema specifico, e poi parleremo dopo la pubblicità di un altro problema che potrebbe investirci anche fra poco anche qui in Europa e in Italia, e perché parlerò della situazione finanziaria americana, che purtroppo è molto brutta. E allora, per passare come ho detto al problema italiano, c'è un allarme che è stato lanciato da diverse associazioni sindacali, i quali denunciano giustamente che a fine anno potrebbe esserci un enorme problema per migliaia e migliaia di lavoratori, perché potrebbero rimanere senza lavoro. Perché? Questo potrebbe avvenire sia nel pubblico che nel privato, perché al 31 di dicembre scadranno la maggior parte dei contratti di collaborazione in essere, e sono i famosi, li conosciamo con quelle parole strane, no? Copro e co, che dovrebbero per l'appunto scadere il 31. Cosa succede? Succede che se non dovessero essere rinnovati, e purtroppo il pericolo è proprio quello, anzi la sensazione è proprio quella, dovrebbero scattare le indicazioni che vada in vigore, ecco, dovrebbe scattare in vigore le norme della legge Fornero, che ricordiamo prevedono che questi nuovi contratti di collaborazione, quindi se non vengono trasformati in lavoro dipendente definitivo, debbono corrispondere a dei progetti veri, cioè con retribuzioni non inferiori ai minimi contrattuali, e che determinano soprattutto un finale di modifica della situazione aziendale. Queste sono testuali parole del testo previsto dalla legge Fornero, e che non possono essere attivati se non su mansioni ripetitive e non esecutive. Quindi la preoccupazione è che molte aziende, non potendo, perché è vero che qualcuno, come si dice, ci prova a non rinnovarle, ma vista la situazione economica italiana, molte aziende non sono proprio nelle condizioni di poter trasformare questi contratti precari in definitivi. E questo lo vediamo, anzi, gran parte delle aziende hanno delle enormi difficoltà anche a mantenere il livello di occupazione dei dipendenti, diciamo, in forza. Quindi, in maggior ragione, si trovano nelle condizioni di non poter prorogare questi precari. Quindi c'è una situazione sicuramente disagevole per moltissimi. Addirittura l'Istat ci ricorda che nel terzo trimestre dell'anno erano 430.000 i collaboratori, come ho detto, sia con il contratto sotto forma di copro e di co, e i dati INPS dicono che nel 2011, sono gli ultimi dati aggiornati, parlano addirittura di 1.464.950 collaboratori totali, va bene, persone quindi che nell'arco dell'anno hanno avuto anche un solo contratto di collaborazione, e quindi siamo quasi 1,5 milioni di persone che si trovano in Italia in questa situazione di precarietà. E c'è un, non voglio dire piccolissimo vantaggio, perché veramente sarebbe un eufemismo,
ma sappiamo che la legge di stabilità ha previsto per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, il cui contratto scadrà a tempo determinato, naturalmente, sarà in scadenza il 31 dicembre, una proroga fino al prossimo 31 luglio del 2013, una piccolissima consolazione, mentre invece per quanto riguarda purtroppo quelli del settore non pubblico, quindi non della pubblica amministrazione, non c'è nessuna iniziativa, ecco, di proroga, anche perché la pubblica amministrazione può fare delle proroghe, ma nel campo privato chiaramente non è possibile poter decidere di prorogare il contratto di lavoro. Adesso sto guardando oggi, fra l'altro vi ricordo che la borsa è aperta, ormai da diversi anni sappiamo che la borsa a livello europeo ha un calendario unico, una volta si tenevano conto delle festività nazionali, sia religiose che civili, mentre invece diciamo uno dei pochi vantaggi tecnici per quanto riguarda l'appartenenza a un mercato comune rappresenta anche avere un calendario comune, quindi si è provveduto, e questo ovviamente era più che ovvio, a un calendario che prevedesse dei giorni di chiusura uguali per tutti quanti, anche per non generare confusione. E abbiamo visto anche alcuni giorni di festa civile in Italia, parlo ad esempio, non so, la festa della Repubblica il 2 giugno, per esempio i mercati finanziari sono aperti. Chiaramente è ovvio che laddove ci sono delle feste locali, come ci possono essere delle feste nazionali in Francia, in Germania, in Spagna, in Inghilterra, è ovvio che c'è una rarefazione degli scambi. Anche oggi, se sono sicuramente aperte le banche e le istituzioni finanziarie, il volume è estremamente ridotto, proprio perché non ci sono scambi particolarmente vivaci. Ciò nonostante, la nostra borsa sta reagendo benino, diciamo benino, perché siamo a un più 0,51%, quindi anche se gli scambi sono estremamente rarefatti, almeno c'è un buon andamento. Purtroppo non possiamo dire la stessa identica cosa per quanto riguarda il famoso spread, che indico sempre perché è un segnale importante, e in questo momento sto vedendo che siamo a più 3,12, quindi più 312 punti base rispetto al bond. Fra l'altro dovrebbe esserci oggi un'asta dei bot per un importo di più di 8 miliardi, è molto importante perché è l'ultima asta che chiude l'anno, ed è stato un anno a dire la verità molto molto impegnativo per il Tesoro italiano. Sono stati molto bravi, bisogna dirlo, ci sono stati i dirigenti e i funzionari del Ministero del Tesoro, e tecnicamente sono stati molto molto bravi, perché quest'anno l'Italia doveva rinnovare più di 400 miliardi in scadenza dei titoli, e vi garantisco che non è una cosa estremamente facile anche l'organizzazione. Sono stati bravi, anche tecnicamente sono riusciti a risolvere molto bene, e quindi giustamente bisogna dargli un plauso. C'è la direttrice generale, la dottoressa Cannata, proprio il direttore generale del debito pubblico, che è veramente una donna estremamente in gamba, che ha tenuto la testa alta ed è stata molto molto brava nel gestire. Vi garantisco che rinnovare 400 miliardi in scadenza in un anno è da far venire veramente i capelli bianchi. È stata molto brava, e sono quelle persone che magari non vengono molto conosciute dal pubblico, ma che lavorano a testa bassa, e vorremmo che tutti quanti i dirigenti pubblici fossero come lei.